La Lega va forte anche in provincia di Arezzo, supera il 35%. Ne parliamo con la senatrice Tiziana Nisini, nonché assessore del comune di Arezzo. Ve l'aspettavate un risultato così anche dalle nostre parti? Certo, eravamo, insomma, avevamo visto comunque i sondaggi molto bassi, ma eravamo sicuri che, insomma, le percentuali sarebbero state molto più alte, anche perché abbiamo avuto diversi riscontri con le persone. Anch'io, insomma, vivendo a Arezzo e ho girato anche in questo periodo tutta la provincia, gli scontri sono sempre stati positivi. C'è gente che magari alle amministrative ha votato diversamente, ma all'Europea ha votato Lega. Questo voto che significato può avere nel nostro territorio? Beh, che ora la Lega è più forte, ma comunque tante persone al seguito, molte di più rispetto all'anno scorso, alle politiche, che già è stato un risultato molto importante, e anche alle amministrative del 2015. Bisogna gestire bene queste percentuali, essere inclusivi con persone che possono dare maggior valore aggiunto al partito. Poi bisogna lavorare, bisogna mantenerli e bisogna, insomma, sfruttare questa onda positiva, concretizzandola poi con persone che possono darci una mano sul territorio, che non rimanga solamente un voto del giorno. Ecco, considerando che insomma, queste percentuali erano una volta appannaggio della cosiddetta sinistra, i tempi sono proprio cambiati. Sì, i tempi sono cambiati. Noi siamo il primo partito del 35-89 in provincia d'Arezzo contro un 29-66 del Partito Democratico. Quindi per noi è un grande risultato, però come dicevo dobbiamo poi mantenerlo e lavorare sul territorio in maniera ancora più forte, magari con una struttura più forte e più capillare. Perché lavorare come eravamo qualche anno fa, insomma, bisogna cambiare anche il metodo di lavoro, organizzarci anche in maniera differente, proprio per consolidare questi voti che già in buona parte sono consolidati perché arrivano già da una percentuale alta dalle politiche l'anno scorso, per prepararci poi a fare un risultato ancora migliore per il 2020 per combattere la regione Toscana. A questo punto la regione non è più una chimera da conquistare. Esatto, c'è ancora tanto lavoro da fare. Però noi siamo pronti da domani, insomma, finiti i ballottaggi si comincia a pensare alla regione. Visto questi risultati, anche il nome del possibile candidato ad Arezzo, che sia già conosciuto o no, passa dalla Lega comunque. Penso di sì, comunque manca un anno, insomma. I tempi della politica, un anno per la politica è un secolo. Comunque sì, nel centrodestra il candidato sarà nostro. Sicuramente, senza ombra di dubbio.